comunque l'idea ma nasce qualche anno fa quando iniziai a fare la birra, a fare birra in casa, con tutto è stato un caso fortuito, proprio per gioco ho iniziato a fare birra, poi mi sono appassionato e ho conosciuto uno dei ragazzi che è il nostro socio, ha un corso di produzione birraria e da lì è nato un po' per gioco che ho iniziato a fare la birra, abbiamo fatto per 5-6 anni con l'idea di aprire un locale che proponesse birra artigianale di qualità, cosa che non c'è qui in zona, dove siamo sempre costretti a evadere. Un amico in comune ci ha fatto conoscere ed è nato questo progetto, un progetto che può mettere assieme birra artigianale, musica, perché sotto verrà un negozio strumenti musicali. Esatto, sarà tutto un insieme di cose, proposte live, proposte musicali, spazio commerciale, vendita. C'è il progetto di fare anche due sale prove che saranno usate per gruppi musicali oppure per corsi vari. E poi c'è uno spazio che sarà dedicato a eventi straordinari o comunque di nicchia, come non so, presentazione libri, cene aziendali, corsi di degustazione, partendo proprio per far conoscere le birre da zero, dalle più semplici. Sì, di base insomma l'idea era un centro d'aggregazione insomma che offrisse varie possibilità e all'interno del quale insomma sta bene in compagnia. Qua ci sono le condizioni per avere uno spazio visibile, fruibile. E poi da luglio che c'è fuori esposto il cartellone prossima apertura e dall'inizio luglio siamo riusciti ad aprire la settimana scorsa con un bel evento che è riuscito molto bene, grande partecipazione da tutte le zone, Bassa Mantovana, Bassa Pomerese, amici da Milano, da Brescia, per cui è stata veramente una festa, è riuscita molto bene. I costi sono stati abbastanza onerosi perché qui c'era molto da fare, da riprendere in mano una situazione che era stata chiusa per varie cause che adesso insomma non è il caso di approfondire, però insomma era fermo da 4-5 anni e quindi c'è sempre stato l'imprevisto dietro l'angolo che si è un po' bloccato e c'è ancora qualcosa da finire, da riempire, da valorizzare, però insomma l'idea. Ma l'idea sì, di tirare un po' anche la gente dal vicinato, camminando le solite si esce per andare a divertirsi, si spera di far entrare un po' qualcuno, di tenere qui un po' qualcuno con dei prodotti di qualità, perché la nostra esperienza nel mondo della birra ci permette di acquistare dei prodotti di qualità. C'è anche la nostra birra tra l'altro, speriamo appunto che venga apprezzato perché ci abbiamo messo tanto impegno, tanto studio, perché comunque anche per fare le birre e per seguire un pochino tutto il discorso ci è passato qualche anno e niente, speriamo che venga apprezzato e io sono convinto che la gente quando trova qualcosa di qualità, ma non solo sulle birre ma anche sul cibo e anche sui vini che abbiamo, poi trova soddisfazione e secondo me risponde bene. Abbiamo sempre lavorato dalla ricostruzione in avanti per riportare le attività del centro storico in centro nel più breve tempo possibile, nelle migliori condizioni possibili. Ma in parallelo abbiamo fatto anche un altro lavoro, che era quello di consentire a nuove attività di riaprire in centro storico, inedite, che prima del terremoto non c'erano. Questa del locale nuovo in centro storico, Noti di Malto, è un segnale per noi molto importante di come si possa realizzare qualcosa di nuovo anche in queste condizioni. È un locale molto particolare che si rivolge a un target molto, molto sensibile per noi, che sono i giovani. Quindi un locale che si va ad integrare con quello che c'è già in centro storico, proponendo un'attività nuova e diversa e che speriamo diventi un riferimento per i giovani di Mirandola e non solo. Quindi abbiamo preso diversi obiettivi con questa operazione, ringraziamo prima di tutto gli imprenditori per aver creduto in Mirandola e questo è un segnale per tutti quelli che vogliono investire nel nostro territorio, in particolare nel centro storico, cioè che è possibile farlo, ma anche perché, come dicevo prima, riusciamo a dimostrare che non solo, ripeto, si possono riportare attività esistenti in centro storico, ma se ne possono anche creare di nuove, di diverse
molto anche innovative, perché credo che questo locale sia un locale da questo punto di vista, con la musica live, la somministrazione di bevande molto particolari, innovativo per cercare anche un divertimento sano e nuovo e diverso.